A tutti, buongiorno, un saluto a chi ci segue via streaming. Procediamo con l'appello. Guarente, assente. Blasi Gianmarco, Polese, Ferrara, assente. Lioi, Velluzzi, La Monea, Napoli, assente. Fazzari, assente. William, assente. Galgano, assente. Bernabei, Presente. Beneventi, Di Giuseppe, Stella Brienza, Da Poto, Restaino, Salvia, Telesca Ilaria presente, Cannizzaro assente, Di Noia assente, Falotico, Andretta, Blasi Angela, Pergola, Flore, Tramutoli, Giuzio, Biscaglia, Smaldone, Falconeri, Telesca Vincenzo, assente, Fuggetta, presenti 24. Ok, allora procediamo con il primo ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti, articolo 69 del regolamento del Consiglio Comunale. Rifacciamo l'appello. Guarente, assente, Blasi Gianmarco, Polese, Ferrara, assente, Lioi, Velluzzi, La Monea, Napoli, Fazzari, William, Galgano, Bernabei, Presente. Beneventi, Di Giuseppe, Stella Brienza, Da Poto, Restaino, assente. Salvia. Telesca Ilaria presente. Cannizzaro assente. Di Noia assente. Falotico. Andretta. Blasi Angela. Pergola. Flore. Tramutoli. Giuzio. Biscaglia. Smaldone. Falconeri, Telesca Vincenzo assente, Fuggetta, presenti 27. Allora, favorevoli? Sì. Astenuti? Allora, contrari? Andretta. Sono Andretta. No? Ah, ok. Devo ripetere tutti? Allora, astenuti, Blasi, Andretta, Flore, Smaldore, Fuggetta, Pergola, Falconeri, Biscaglia, Giuzio e Tramutoli. Allora, i verbali sono stati approvati a maggioranza. Passiamo all'ordine, al secondo punto. Comunicazione ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, TUEL, in merito alla deliberazione di giunta comunale numero 389 del 30 dicembre 2021, ad oggetto prelevamento dal fondo di riserva ordinario 2021. Illustra il vice sindaco Vigilante. Sì.
Dando per letto l'oggetto, visto che è stato appena letto dal Presidente, se per il Consiglio va bene, andiamo al corpo del deliberato che comunica a codesto organo che la Giunta Comunale ha deliberato con atto numero 389 del 31 dicembre 2021 il prelevamento di euro 140.000 dal fondo di riserva ordinario, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 267 del 2012. Codice di bilancio PEG, credo poi vi verrà trasferito l'atto per incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 001300/040 provveditorato energia elettrica del piano esecutivo di gestione 2021 al fine di far fronte alle maggiori esigenze sopravvenute. Sì. Ah, vista la presenza del sindaco. Questa è sì, poi c'è l'altra. Grazie. Grazie assessore. Il numero 3, un'altra comunicazione. Comunicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 5 ter del decreto legislativo numero 267-2000 e successive modifiche e integrazioni. In merito alla deliberazione di Giunta Comunale numero 391 del 30-12-2021, ad oggetto bilancio di previsione 2021-2023, secondo variazione di cassa ai sensi degli articoli 175,5 bis, lettera D, del decreto legislativo numero 267-2000. Il sindaco, buongiorno sindaco, espone lei? No, sempre il vice sindaco. Come per il precedente deliberato, chiedo al Consiglio se possiamo dare per letto l'oggetto del deliberato. Comunica a codesto organo che, al fine di adeguare le previsioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per l'effetto dell'andamento della gestione, la Giunta Comunale ha deliberato, con atto numero 391 del 30-12-2021, la seconda variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175. Comma 5 bis lettera D del decreto legislativo 267 del 2000, secondo il seguente prospetto riepilogativo. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, precedente previsione 830.000, in aumento confermato, precedente previsione 2.118.424,52. In aumento di 234.818,59, quindi con la previsione attuale 2.118.424,52. Titolo 2, trasferimenti correnti. Quindi variazione per cassa. Previsione precedente 5.405.092. In aumento di 1.247.871, quindi con una previsione attuale di 5.405.092. Titolo 3, entrate extratributarie, variazione di cassa 1.891.248, in variazione in aumento 189.140,90, variazione in diminuzione 189.140,90, previsione attuale 1.891.200, chiedo scusi, 1.891.248.049. Quindi totale generale delle entrate per competenza 6.700.274,28 che viene confermata nella previsione attuale e per cassa 9.414.765,02 che vengono a diventare per le variazioni in aumento di 1.671.831,14 e in diminuzione di 1.671.831,14 per una previsione attuale di 9.414.765,02. Grazie, assessore. Prego, consigliere Falotico.
Grazie Presidente, soltanto per chiedere 10 minuti di sospensione per consentire ai gruppi di opposizione di fare un punto. Se non ci sono contrari, per me va bene. Il consigliere, no, non mi sono dimenticato, ma pensavo che il consigliere Di Giuseppe sapesse che al prossimo punto all'ordine del giorno c'è una questione che credo sia abbastanza importante per l'intera assise, ed è quella dell'elezione dell'ufficio di presidenza. Quindi, se ci consentite, visto che non abbiamo comunicazione al merito da parte della maggioranza, almeno di fare un punto per quanto riguarda i gruppi di opposizione. Penso che questo non è mai stato negato a nessuno e non credo che vorrete fare per la prima volta una cosa del genere. Questo è tutto. Io ribadisco che se non ci sono contrari, per me va bene. Allora, sospendiamo la seduta per 15 minuti, grazie.
Ci possiamo accomodare per piacere? Riprendiamo? Facciamo l'appello, grazie. Guarente. Blasi Gianmarco. Polese. Ferrara. Assente. Lioi. Velluzzi. La Monea. Napoli. Fazzari. William. Galgano, Bernabei, presente. Beneventi, Di Giuseppe, presente. Stella Brienza, presente. Dapoto, presente. Restaino, presente. Salvia, presente. Telesca Ilaria, presente. Cannizzaro, assente. Di Noia, assente. Falotico, Andretta. Blasi Angela, Pergola, Flore, Tramutoli, Giuzio, assente, Biscaglia, Smaldone, Falconeri, Falconeri, Telesca Vincenzo, Fuggetta. Presenti 29. Allora, presenti 29, possiamo procedere col punto numero 4. Rinnovo ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 5,3 del regolamento del Consiglio Comunale. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale, elezione del Vicepresidente e del Consigliere Segretario. Abbiamo bisogno di 3 postazioni o sul lato destro o sul lato sinistro e 3 volontari, un presidente e 2 segretari. Allora Angela Blasi, la Monea, Maschetta, sì. Da Poto. Grazie a lei. Allora, allora, prima della votazione rifacciamo l'appello, grazie. Siamo sicuri?
Facciamolo a pelle, dai. Allora, Guarente, Blasi Gianmarco, presente, Polese, Ferrara, assente, Lioi, Velluzzi, La Monea, Napoli, Pazzari, William, Galgano, Bernabei, presente, Beneventi, Di Giuseppe, Stella Brienza, Da Poto, Restaino, Salvia, Telesca Ilaria presente, Cannizzaro assente, Di Noia assente, Falotico presente, Andretta, Blasi Angela, Pergola, Flore, Tramutoli, Giuzio, Biscaglia, Smaldone, Falconeri, Telesca Vincenzo, Fuggetta. Presenti 30. Allora iniziamo la votazione con il consigliere Tramutoli, che mi ha chiesto la cortesia di votare per primo perché deve andare via per impegni personali. Allora, quindi consigliere Tramutoli. Sì. Pronto? Mi sentite? Allora, Guarente Mario. Blasi Gianmarco. Polese Stefania. Ferrara Manuela. Lioi Michele. Velluzzi. Velluzzi Giuliano. Napoli Michele. La Monea Rosa. Fazza di Maddalena. William Mary. Galgano Carmela. Ha votato. Ha votato Bernabei Rocco Vincenzo. Dillo tu. Ha votato Beneventi Michele. Ha votato Di Giuseppe Antonio. Ha votato Stella Brienza Enzo. Ha votato Da Poto Fabio. Ha votato Restaino Matteo. Ha votato Salvia Giovanni.
Ha votato. Telesca Ilaria. Ha votato. Cannizzaro Francesco. Di Noia Massimiliano. Falotico Roberto. Falotico Roberto. Eccolo là, sì. Ha votato. Andretta Bianca. Ha votato. Blasi Angela. Ha votato. Pergola Rocco. Flore Francesco Salvatore. Camutoli Valerio, già votato prima, va bene. Allora Giuzio Francesco Carmine. Ha votato. Biscaglia Giuseppe Vincenzo. Ha votato. Smaldone Pierluigi. Falconeri Marco. Ha votato Smaldone. Ha votato Telesca Vincenzo. Ha votato Fuggetta Angela. Ha votato. È finito. Quindi sono uno, due, tre. Abbiamo finito. Allora, concluse le votazioni, iniziamo lo spoglio. Allora, sì, allora incominciamo con lo spoglio. Un pochino di silenzio per cortesia. Un pochino di silenzio e distanziamento per cortesia. Angela Davis. Angela Davis. Voce, voce. Angela Davis. Gaeta. Forse voleva riscrivere Greta. Greta. Secondo me Greta. Greta. No, è con la G, Greta. Scheda bianca. Lei dice non ti preoccupare. Greta. Greta. Noce. Napoli. Greta. Napoli Michele. Greta. Teresa Noce. Ma come è? La madre che da Porto Fabio. Segre. Scheda bianca. Scheda bianca. Da Porto Fabio. Scheda bianca. Napoli. Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Tramutoli. Scheda bianca. Napoli. Scheda bianca. Falotico. Scheda bianca. Greta. Ha vinto Greta.
Mi puoi fare il riepilogo per piacere? Lo faccio, perché non devo venire là. No, anche di lì, va bene lì. Un attimo solo. È così. Ok. Bianca, sono contenta che bianca. 2, 4, 6, 8, 10. Napoli dovrebbero essere 4, da Poto 2, una tramonta di una falotica, ok? Ok, allora, 7 voti Greta, 1 voto Segre, 2 voti Teresa Noce, 2 voti Angela Davis, 10 schede bianche, 4 voti Napoli, 2 voti Fabio Dapoto, 1 voto Tramutoli, 1 voto Falotico. Quindi per quei nomi che non fanno presente del Consiglio Comunale sono schede nulle. Okay. Quindi purtroppo per quanto concerne l'articolo 17 non si è raggiunto il quorum dei 3/4, la votazione è al prossimo Consiglio. Sarà rifatto al prossimo Consiglio. Okay. Andiamo avanti. E le dobbiamo. Sì. Proseguiamo con il consiglio, per piacere. Consigliere Di Giuseppe? Sì, prego. Sì, il consigliere Di Giuseppe chiede di verificare il numero legale, quindi procediamo con l'appello. Sì, Guarente. Blasi Gianmarco, assente. Polese, assente. Ferrara, assente. Lioi, assente. Velluzzi, assente. La Monea, presente. Napoli, assente. Fazzari, assente. William, assente. Galgano, assente. Bernabei, presente. Beneventi, assente. Di Giuseppe, presente. Sella Brienza, assente. Dapoto, Restaino, assente. Salvia, presente. Telesca Ilaria, presente. Cannizzaro, assente. Di Noia, assente. Falotico, Andretta. Blasi Angela. Pergola, assente.
Flore, assente. Tramutoli, assente. Giuzio, Biscaglia. Smaldone, assente. Falconeri, Telesca Vincenzo, assente. Fuggetta, presenti 14. Per mancanza del numero legale dobbiamo rifare l'appello fra 15 minuti. Quindi si sospende per 15 minuti. Grazie.
assente, La Monea, assente, Napoli, assente, Fazzari, assente, William, assente, Galgano, assente, Bernabei, presente, Beneventi, assente, Di Giuseppe, assente, Stella Brienza, assente, Da Poto, assente, Restaino, assente, Salvia, assente, Telesca Ilaria, presente, Cannizzaro, assente, Di Noia, assente, Falotico, presente, Andretta, assente, Blasi Angela, Pergola, assente, Flore, assente, Tramutoli, assente, Giuzio, assente, Biscaglia, Smaldone, assente, Falconeri, assente, Telesca Vincenzo, assente, Fuggetta, presenti 6. Prendiamo atto della presenza della consigliera Andretta, presenti 7. Presenti 7, in mancanza del numero legale, il consiglio comunale di oggi è concluso. Buongiorno a tutti.